Oggi usiamo la gouache. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi usiamo la gouache. Stiamo facendo una selezione di contenuti che abbiamo proiettato in corsi molto passati e che non vogliamo comunque perdere, e quindi li stiamo portando tutti in un unico video. Naturalmente molto compressi, ma spero ugualmente esaustivi. Scusate il trambusto, ma c'è troppo caldo per lasciare le finestre chiuse e quindi ho bisogno di freschezza. E quale tecnica può riecheggiare la freschezza se non la gouache, il guazzetto, la pozzanghera? È come fare un tuffo nel colore. E allora facciamolo con questo semplicissimo elaborato alla portata veramente di tutti. Prima di lasciarvi però al contenuto del video, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due figlietti, Il ricettario dell'arte e Il grande libro del colore, due libri perfetti da portarsi in vacanza per scoprire quanto c'è da sapere sulle creazioni artistiche e i loro materiali, e sul colore e i loro significati e i modi di comporlo. E allora vi aspetto in tutte le librerie, sia fisiche e online. Portatemi con voi in vacanza sotto forma di libro. Adesso spostiamoci di là e andiamo a creare uno splendido stagno di ninfee facile. Cominciamo. Allora, io intanto do un po' una bozza che magari voi non vedrete, ma fa niente, ma semplicemente giusto per dividermi gli spazi. Ok, avete capito tutto, no? Cominciamo. Allora, qui si va molto per istinto e per gradazioni, cioè più profondo più scuro, più mediano più chiaro, centrale nuovamente più scuro. Vado, muovendo molto il pennello. Il verso va deciso all'occorrenza. Che vuol dire? Che a seconda l'andamento di ciò che volete fare, darete un gesto diverso. Non parlate durante questo processo, io lo faccio, ma voi non fatelo. E adesso prendo un verde bianco, bagno leggermente, e decido fino a dove voglio arrivare. Quindi, adesso che ho deciso, metto più colore e do il margine. Ok, non ho finito. Prendo altro verde, un po' più chiaro, sempre in purezza, e oggi stiamo lavorando con i colori in purezza, e macchio. Ora qui, vedete, passo per sciogliere un po' di blu, perché voglio fare un fondo un po' più confuso, quindi voglio salire qua, voglio andare e mischio. In generale però questo in pittura, il tono preciso, non è importante, non esiste, e soprattutto non riuscirete mai a farlo. Quindi non fissatevi su cosa stia facendo io, ma più che tosto focalizzatevi sulla tinta che volete raggiungere voi. Quindi io andrò, non vi sto dicendo tanto i toni perché sto andando molto a casaccio, più che altro voglio riempire a zolle di verde, usando anche dei verdi un po' del cavolo che poi mi riprendo, perché devo andare per sovrapposizioni e velature. Quindi faccio queste macchie.
un'altra qua. Adesso un attimo, che adesso da che è tutto brutto a che tutto apparirà. E adesso sempre il blu scuro di qui sopra. Allora, questo è un colore non saturo, ok? Vedi il fondo. Ora, dopo lo satureremo. Quindi, questo invece già è un quasi saturo, vedi quanto è pieno, però ancora si vede il fondo, quindi non è proprio saturo. Il colore è saturo, come tutte le cose sature, quando aggiungendone ancora non ne prende più, quindi arrivi a tono, anche se aggiungi un altro po' di tono, non cambia più quel tono, oramai è totalmente preso da quello precedente. Adesso sto cominciando a miscelare i blu con i verdi, perché se una cosa sta su in ammollo su un fondo, non c'è poi così tanta divisione. La divisione verrà data solo alla fine da un piccolo stratino nero, ma i colori, per via dei riflessi, si fonderanno tra di loro e quindi ecco comparire le macchie di blu anche sul verde, o ecco l'utilizzo dei verdi un pochettino più blu, ma subito dopo ecco riapparire i colori più chiari. Piano piano anche il blu lo sporco un po'. Ora prendo un blu oltremare, no, anzi un blu, essendo il blu cobalto un po' più chiaro, comincio a farmi strada col blu tra le foglie. E cambio blu cobalto e dove mi serve metto un po' di blu più scuro per capire sempre gli andamenti. Prendo dei toni di azzurro, ora prendo dei toni di verde e sporco qui in maniera un po' più confusa. Prendo un po' di turchese perché verde e blu è meglio sintetizzato dal turchese. Passo turchese, passo un pochino qui e spezzo per dare una sorta di confusione sfocata. Ok, perfetto. E adesso prendo un po' di verde più chiaro. A questo punto io prendo un po' di nero. Poi riprendo il pennello di prima e tiro giù e mischio il nero col blu, ok? Poi prendo un blu più allegro, sempre il cobalto, e glielo inserisco per tirare un po' sul tono e vado anche più vicino, voilà. È un lavoro di impeto. Adesso io devo fare una cosa. E con un rosa devo tracciarmi così un po' a cavolo la ninfea, ok? I petali dall'alto verso il basso, ok? Vi consiglio. Lascio asciugare un pochettino e poi l'arricchirò con qualche punto di bianco. Nel frattempo mi sposto qua. Per pennellino do qualche colpetto.
tolgo lo scotch, vi faccio vedere. Visto che è facile usare la gouache, certo, sono dei passaggi sovrastrutturati, no? Strato su strato si compone la figura. Questa è una tecnica particolarmente adatta anche a chi ha delle disabilità che non permettono lo stare dinanzi ad un foglio di carta a creare per molto tempo. Qui lo dico a tutti i formatori, tutti gli insegnanti che magari hanno difficoltà a condurre un lavoro al lungo, la gouache è una tecnica perfetta perché permette la stratificazione, quindi si conforma ai tempi di chi il crea e di conseguenza è una tecnica molto inclusiva perché permette non soltanto di aspettare i tempi giusti, ma anche di riprendere le forme totalmente. È una tecnica molto consigliata che vi suggerisco di esplorare. Spero che questo video vi sia piaciuto, pollice in su per farmelo capire e una condivisione per aiutare Arte per Te a rimanere a galla in questo mare mosso di internet. Bene, mentre noi continuiamo a surfare sul gradimento di YouTube grazie ai vostri like e alle vostre condivisioni, a me non rimane che mandarvi un grande bacio e darvi appuntamento sempre qua per un prossimo video creativo. Magari senza l'antifurto. Hai visto, miracolo? No, è ricominciato. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!